Sono stati premiati in sala giunta dall'assessore allo sport Ciro Borriello i ragazzi dell'Africa Sporting Napoli, vincitori del campionato nazionale amatoriale di calcio a 11. Tutto ciò che riguarda l'inclusione sociale attraverso lo sport è un qualche cosa, insomma, di straordinario. E siamo in un clima complesso, insomma, la società difficilmente accetta altre problematiche, altre situazioni. Lo sport invece mette tutti in campo sullo stesso livello, questa è la differenza, quindi dal contatto umano, dal contatto fisico alla condivisione di un percorso sportivo che talvolta è anche vincente. Questa è sicuramente una bellissima esperienza, ma non è l'unica in città, quindi su questo tema siamo un po' all'avanguardia, abbiamo due squadre, insomma, che ragionano sull'inclusione sociale attraverso, insomma, la multietnicità, quindi è sicuramente, insomma, un'iniziativa da portare avanti. Abbiamo individuato un impianto sportivo che è la Scarelli di Ponticello, insomma, possiamo fare anche dell'altro, ci impegniamo molto conoscendo, insomma, le nostre reali difficoltà e i nostri limiti. Ringrazio ancora la Comune di Napoli che ci dà questa opportunità a questi immigrati, a questi ragazzi profughi che sono venuti da ovunque parte dell'Africa, venire a continuare il loro sogno, che alcuni che devono diventare calciatori. Però non basta, questi ragazzi hanno bisogno ancora di spostamenti, hanno bisogno di sponsor, hanno bisogno di veramente tante cose per poter avanzare il loro sogno, per arrivare al punto della loro immigrazione, della loro integrazione.